Bene, siamo in onda. Ciao Ciao Riccardo, grandi, Giulietta! grandi compagni in passato di merende. Sai che ti presento. Carissimi amici, buona serata, benvenuti a questa nostra rubrica mensile. Quattro chiacchiere con, stasera le quattro chiacchiere le facciamo con Giulietta Bandiera. Giulietta è un personaggio abbastanza noto, direi, perché è giornalista, scrittrice, autrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice, biografa, formatrice, divulgatrice culturale. Ho dimenticato qualcosa, Giulietta? Il dissidente, capopopolo. Capopopolo, anche. Allora, io e Giulietta ci conosciamo da una vita, diciamo. Anzi, non diciamolo perché sennò veramente deprimiamo. Quasi una vita, sì. Da quasi una vita, dai tempi in cui entrambi frequentavamo e bazzicavamo uno dei circoli più interessanti di Milano, che era l'ISPA, l'Istituto di Psicodinamica, in cui Dove entrambi. sono nati tutti, da Igor Sibaldi in giù, insomma. Ma direi sì, che è stata la fucina di quelli che adesso Cucina. sono un po' in giro da tutte le parti a darsi da fare. Blaterare. Esatto, blaterale. grande, grande. Ricordiamo De Deriva, nostro faro Sì, dell'ISPA. la De Deriva era quella che aveva infatti fondato e diretto per sempre praticamente l'istituto. Bene, allora Caro stasera di ISPA. cosa parliamo con Giulietta? Allora, parliamo di un argomento che è e sempre sarà attuale, un argomento che non passerà mai di moda, che è quello del rapporto tra la scienza e la spiritualità. Ora voi dite, ma Giulietta, tutto quell'elenco non ci hai messo scienziata, non fa No, e niente. non lo sono, eh. Sono un Spirituale divulg... sicuramente, su questo non ci può No, discutere nessuno. sono un divulgatore anche scientifico certe volte, eh. Mio malgrado certe volte, nel senso che vengo scelta immeritatamente per farlo, però mi piace anche farlo. Mi occupo di linguaggi e quindi sono linguaggi la scienza e la spiritualità, basta conciliarli tra loro, quindi un po' io faccio un po' da ponte. Noi ci chiamiamo qua stasera, siamo sotto il Bridges of Light. Noi creiamo il ponte tra la scienza e lo spirito, quindi Anche perché tu sei un scienza. Io medico, io sono un divulgatore. sono un medico spirituale, tu sei una spiritualista scienziata. Anche No, perché la parola scienziata scienza. davvero no, scienziata davvero no. Ma sai, scienziata, la parola Più scienza. filosofa magari, insomma, poi, sì, una che pensa, sì, magari sì, La parola non, però scienza. non accreditata. La parola scienza deriva dal latino scire, cioè dal sapere, no? Quindi scienza è tutto ciò che ha a che fare con il sapere. Su Sì, questo però penso che tu se i non abbia medici dubbio. scienziati sentono che mi chiamate così, spengono su. No, direi che la mia passione è l'epistemologia, quindi la filosofia della scienza. La filosofia della scienza. Insomma, a che livello tu ti occupi? Perché, insomma, Allora, adesso, a parte gli scherzi, in che sì. modo tu ti occupi sia di scienze che di spiritualità e come connetti queste due? Allora, intanto il mandato di, appunto, di collegare questi grandi contenitori di conoscenza, una viene dal basso e l'altra viene dall'alto, ma dovrebbero incontrarsi al centro, è proprio una vocazione personale, nel senso che io penso che in questo periodo della mia vita faccio l'ikigai, no? Che è questo metodo giapponese, che è una specie di test attitudinale, molto antico però, ha radici antichissime. Ed è anche molto terapeutico per scoprire la nostra matrice, no? E quando io mi sono fatta l'ikigai da sola, ho scoperto che la mia matrice è fare la comunione, non nel senso religioso, No, ma nel senso capito. di creare proprio questa connessione. E anche se guardi il mio tema natale, fa un sacco ridere perché è tutto il leone in acquario, quindi è una guerra celeste, e quindi la sfida della mia vita è sempre conciliare gli opposti. A questo punto, essendo le due mie grandi passioni, la fisica e la spiritualità, è ovvio che la vita mi ha portato poi a fare questo. In più, i miei maestri spirituali sono stati i fisici del CNR di Milano, perché ai tempi in cui io ho cominciato ad avere esperienze spirituali importanti, intorno ai 33 anni, sono andata dai direttori spirituali, non essendo né credente né praticante all'epoca. Sono andata a chiedere ai sacerdoti, anche dal decano del Duomo di Milano, mi ricordo, non sapevo chi rivolgermi, sono andata per prima da loro.
che mi hanno cacciata malamente. E quando sono andata, ho detto vabbè, vado all'estremo opposto, sono andata dai fisici del CNR e loro hanno detto ok ragazza, vieni e adesso studiati la materia, quando capirai bene la materia avrai capito lo spirito. E io sono molto grata a costoro, che non posso nemmeno nominare perché alcuni sono ancora in attività e nessuno sa quello che fanno veramente, non a Milano ma ovunque, perché tutti gli scienziati in realtà cercano Dio, non lo sanno neanche loro, come dice il mio amico Tamburi, però lo fanno. E inoltre, vabbè, mi è capitato curiosamente l'anno scorso di lavorare per un matematico, Grabovoi, che è un fisico e matematico russo molto famoso, famoso per le sue sequenze numeriche che lui usa a scopo terapeutico, e quest'anno di lavorare con Fabrizio Tamburini per creare un libro che uscirà, credo, con l'inizio del 2022, entro la metà del 2022, su una sua grande scoperta, quindi di nuovo un fisico, astronomo e matematico. Quindi evidentemente io cerco loro e loro cercano me, quindi è un destino nel quale mi riconosco. Probabilmente è un percorso segnato dall'universo che deve vedere. Assolutamente, perché ho una mente creativa, però ho bisogno anche di logica, quindi faccio un lavoro analogico, no? Ogni volta che faccio una scoperta dal punto di vista spirituale cerco riscontri scientifici, ogni volta che scopro qualche cosa che la scienza dice che mi affascina vado a cercare il parallelo nella spiritualità. Questo l'ho sempre fatto anche per passione, adesso lo faccio per lavoro. Ecco. Ma sono tempi in cui abbiamo bisogno di trovare linguaggi comuni, perché siamo così separati che è molto importante. Penso che anche tu come medico senta questa esigenza fortemente. Io questa la sento da quando ho cominciato a fare il medico, per la verità, anche perché il fatto che si stia parlando di scienza e di spiritualità come qualcosa di distinto, in realtà a me suona strano, perché se guardo nel mio campo della medicina, Ippocrate, che è il padre della medicina moderna, insegnava ai suoi discepoli che non sarebbero mai stati dei bravi medici se oltre a curare il fisico dei loro malati non avessero curato anche lo spirito. Quindi un tempo la scienza era unita. Assolutamente. E lo era nell'alchimia, nel Rinascimento soprattutto, gli alchimisti erano esattamente questi, erano i chimici di oggi, che però avevano tutto un sapere iniziatico e quindi riuscivano a trasmutare la materia là fuori ma anche qua dentro, quindi anzi a partire dalla trasformazione di se stessi trasformavano la materia brutta, diciamo, in materia, quella che i fisici oggi chiamano materia luce. E poi un altro esempio famosissimo della storia sono i magi. Adesso stiamo andando verso Natale, io sono un'appassionata tanto di alchimia e poi dei magi, proprio come figure sacre, li trovo meravigliosi, che erano maghi, ma insieme sapienti, per cui scienziati, veri scienziati, astronomi, ma poi anche cultori, insomma capaci di inginocchiarsi davanti a un bambino, perché riconoscono in questo bambino il nuovo, la luce nascente, la luce che rinasce dalla terra, un simbolo incredibile. Ecco, quella era la vera scienza, la conoscenza, bagnosi, cioè, il sapere antico che aveva dentro sia il calcolo che il sentimento. Sono cose che adesso i fisici stanno riscoprendo. Sì, ma infatti io parlo sempre per il campo che mi compete, quello della medicina, ma per molti secoli dopo Ippocrate la scienza e la spiritualità hanno camminato mano nella mano. Diciamo che sono stati separati dal cogito ergo sum, no? Quindi da lì in poi, da Cartesio in poi, tra l'altro anche un po' arbitrariamente, cioè è stato il potere, come al solito, a impossessarsi, perché comunque Cartesio stesso, tutti i grandi sapienti del passato comunque avevano delle conoscenze anche sottili. Tuttavia, da Cartesio, che era più o meno XVII secolo, quindi 1600, fino all'illuminismo, che sarà il clou, insomma, di questa corrente un po' più positivista, insomma, in cui si credeva solo, cioè in cui tutto il pensiero magico è stato scalzato fuori. Quindi dovremmo aspettare poi, da allora in avanti, dovremmo aspettare poi Jung, perché loro introduca nella scienza il pensiero magico e in grande stile anche. Ma soprattutto prima ancora di Jung, nel 1900, Max Planck, grande fisico, padre della fisica quantistica, prende il Nobel dopo aver dimostrato che tutto è coscienza. Allora da lì in poi, diciamo che dal 1900 in poi, non siamo più autorizzati a pensare
davvero queste due cose come separate, però è molto più strumentale, no? Per il potere è molto più facile. Se ci depaupera, se ci toglie metà della nostra conoscenza, se ci lascia solo la conoscenza della mente, ci toglie quella del cuore, che è infallibile, quella è infallibile, è chiaro che ci controlla meglio, e diciamo che ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi in questo momento, perché siamo, credo, nella massima deriva di quello che è questa forbice che si è aperta nello scibile umano, no? Perché oggi la scienza è diventata il nuovo Dio, la scienza e la tecnologia, come diceva il filosofo, il decano dei filosofi italiani, Emanuele Severino, con largo anticipo diceva: la tecnologia sarà il vostro nuovo Dio, e così è. Con la pandemia c'è stata proprio anche un'elezione della scienza o pseudotale, perché francamente quella che chiamano pseudoscienza è la vera scienza, a mio avviso, e la scienza ufficiale certe volte veramente non ha una logica, almeno così come viene intesa. Ma perché la scienza è l'ultima cosa a cui bisogna credere, e questo è il fatto, cioè che è nata per superare se stessa, non è scienza se non supera se stessa. Quindi se ne fa un fatto sideistico, se io mi fido della scienza, non aiuto la scienza ad evolvere. A parte che esiste una vera scienza, che non è quella che si vede nei metodi di giornali, gli scienziati veri continuano a lavorare seriamente, dando niente per scontato. Poi c'è quella che ci spacciano come scienza e diventa, insomma, invece una credenza, tanto quanto un qualunque credo anche un po' settario, insomma, in questo momento. Quindi diciamolo a voce alta e anche con grande orgoglio: non siamo autorizzati a pensare più a una scienza, dalla fisica quantistica in poi, a una scienza che è scevra da tutto quello che invece è il sottile. Quindi la fisica quantistica studia le particelle, quindi come dire, tutto ciò che non può nemmeno essere percepito dai sensi, quindi tutto ciò che noi chiamiamo l'anima, l'energia sottile, l'energia che permea tutte le cose. Allora, a quel livello lì, la luce e la materia sono la stessa cosa, sono due aspetti della stessa cosa. Certo. Quindi non siamo autorizzati più a pensare in modo separato e separante, e invece qualcuno si permette di farlo, e noi dovremmo essere abbastanza, come dire, furbi da renderci conto che non ha senso, che ci deve essere uno scopo per cui ci viene spacciata per qualcosa di separato, ma in realtà sono già tornati a essere uno, come uno sono sempre stati, spirito e materia. Ah, io penso in effetti che quello che stiamo osservando ai giorni nostri, anche dall'ultimo secolo, è un po' l'apice di quella frattura che si è creata nel periodo medievale, perché fino a quel periodo, per esempio, nella medicina, il medico non poteva prescindere da essere scienziato, quindi avere tutte le competenze tecniche, ma allo stesso tempo la persona che incontrava la famiglia, incontrava le persone, andava a scandagliare l'animo umano. Quindi le due figure erano unite in un'unica figura. Chiaro che nel Medioevo, con quello che ben è successo, e sappiamo benissimo, in cui se qualcuno si occupava dello spirito rischiava poi di essere bruciato sulle piazze, è chiaro che è stata lasciata agli uomini di scienza solo la parte tecnica della scienza, è stata tolta la parte umanistica, la parte solo che la parte umana proprio, la parte umana. La parte umana, queste due braccia che prima crescevano insieme, una è rimasta monca, non cresceva più, è cresciuta l'altra, quasi ipertrofica, per cui questa perché poi se tu stacchi, cioè se evolvi su un piano, ma tutto il resto del sistema non evolve altrettanto, per dire, se anche andiamo avanti molto con la conoscenza della mente, ma il corpo non segue, ma il cuore non segue, ma l'anima non segue, noi creiamo veramente questa frattura in noi, e questo ci rende fragili. Altro che sistema immunitario, lì è il sistema immunitario sottile della nostra energia, che diventa veramente qualche cosa di pericolante, cioè si smembra, come dire. Noi siamo un intero, che tutto è uno, l'hanno detto i padri della fisica quantistica, cioè l'ha detto tutti i maestri spirituali della storia, ma l'hanno detto i padri della fisica quantistica in tempi molto più recenti, e sarebbe ora di dare retta
a chi i Nobel li ha presi davvero, per cui non è che si è inventato opinionista all'ultimo momento. Cioè, qui Anche stiamo perché. parlando solo Newton, se pensi solo a Newton, che pure è inteso come uno degli scienziati, diciamo, più rigidi rispetto al concreti anche, no? Legati, però Newton era un alchimista. E ci sono testi su testi. Basterebbe pensare a quante persone nella storia del mondo prima di Newton hanno visto mele cascare da un albero, ma quante sono Quante arrivate si alla sono rese percezione? conto, E ci vorrà ma una perché sono percezione superiore. illuminazioni, quelle lì sono illuminazioni. Io devo dire che, come ti ho raccontato, quando ho iniziato avevo veramente un'esigenza forte di riscontrare anche tutti i fenomeni che mi capitavano. Io sono, come dice Paola Giovetti, sono una produttrice di fenomeni, quindi la mia vita è stata costellata di miracoli, di guarigioni miracolose, di incontri pazzeschi. Cioè di vere e proprie magie, no? Però sempre, anche quando ho visto l'Arcangelo Michele morendo, sempre sono andata a cercare le fonti, le radici nella conoscenza classica. E però quando le ho riscontrate, è lì che poi mi sono trasmutata io, sono cambiata io, cioè, proprio, mi sono caduti gli steccati, no? Quelli che mettevo tra una cosa e l'altra. E oggi che proprio bisogna essere fluidi, bisogna essere come l'acqua, cioè tutto. Mi ricordo anche il nostro amico Vittorio Marchi, che sicuramente ti No, ricorderai che era un bravo fisico, come no? che diceva sempre: le dimensioni sono come i colori dell'arcobaleno, una digrada nell'altra, non c'è qualche cosa che finisce e qualcos'altro che inizia, sempre qua, il verde che finisce nel blu, ma progressivamente, e così è l'evoluzione dell'uomo, no? E così è l'uomo in generale, cioè non è mai bianco o nero, ci sono, come nel Tao, parti di bianco nel nero e parti di nero nel bianco, quindi tutto ciò che separa è demoniaco, come sappiamo, come sanno bene quelli che si occupano, che parlano bene, è la parola demonio, è del diavolo, è colui che separa, quindi Diavallo, sì. senza credere al diavolo, perché io non ho mai creduto a niente che non sia naturale, diciamo, niente che non sia anche dimostrabile, quantomeno con i sensi sottili, però la forza che separa in noi e fuori di noi è certamente la forza demoniaca, mentre la forza del simbolo, perché il contrario di diavolo è simbolo, è ciò che unisce, quindi è proprio questo tentativo di unire. Adesso abbiamo la più grande occasione, credo, della nostra storia di farlo, perché questa pandemia qua, all'inizio, cioè quando applaudivamo dalle finestre, si sentiva, almeno io che sono di Milano come te, si sentiva tutta Milano applaudire i medici, no? Era veramente qualcosa di toccante. Quando cantavamo alle 6 di sera dai balconi, c'era uno spirito comunitario, di gruppo, di comunione per l'appunto. E poi questa cosa è andata totalmente perduta. Perché? Perché là si è messa in mezzo l'informazione, di cui io sono purtroppo un ex esponente del mainstream, pentito, pentito, però ho lasciato la Rai proprio per questo motivo, perché comunque nel momento in cui mi è capitato di ammalarmi seriamente nella vita, ho capito che dovevo fare una bonifica anche di quello che comunicavo, perché non è possibile, cioè, anche se il sistema comunica in un modo, ma tu sai e senti che non è esattamente la verità, allora cerchi la tua verità. Nessuno può accedere alla verità in assoluto, però credo che abbiamo almeno il dovere etico di rifarci, di ascoltare la nostra verità, e se siamo in un ambiente che ci impedisce di dirla, bisogna avere anche il coraggio di lasciarla. Io ho detto la borsa o la vita, ho scelto la vita. Ecco Giulietto, tu l'hai appena menzionato, hai fatto un'esperienza piuttosto forte, veramente difficile dal punto di vista della tua salute, hai avuto malattie Un molto cancro importanti. metastatico, cancro avanzato metastatico, Ti ha che ho aiutato curato più, in appunto, parte. ti ha aiutato più la scienza, la spiritualità o entrambe insieme? Allora, la spiritualità senza dubbio tutta la vita, cioè nel senso che la scienza è arrivata fino a un certo punto, ma io non l'ho usata la scienza, cioè nel senso che io ho sentito che di essere, e mi raccomando, non fate come me. Nel senso che per fare come me bisogna avere, come avevo io, 30 anni di lavoro su di sé serio,
perché sennò non si riesce tanto ad applicare, no? Perché le teorie sono bellissime, anche le teorie della spiritualità, tutto è possibile, eccetera, che oggi sono anche le teorie della scienza, però quelle che non ci raccontano. Tuttavia è difficile quando si è in un momento di quella, in una crisi di quel genere lì, ricordarsi, avere la forza, avere, insomma, ricordarsi anche di usare gli strumenti che abbiamo, perché la paura fa 90, no? Perché ti dicono che devi morire, perché ti dicono che potresti degenerare, eccetera, eccetera, potresti rimanere, non so, anche con delle menomazioni. Quindi capisco benissimo chi invece si mette nelle mani totalmente della scienza perché ha paura, da questa corsa anche, insomma, adesso, alle varie terapie, insomma, difesa dal virus. Capisco tutto perché ci sono passata, quindi so che cosa vuol dire avere paura di morire, avere paura di non farcela. Però io a un certo punto, proprio perché venivo da questa lungo percorso su di me, ho voluto darmi fiducia, cioè ho voluto dare fiducia a ciò che sentivo, perché provavo. E quello che provavo era una certezza di non essere malata, nel senso che contro ogni evidenza, perché mi dicevano che ero grave, che ero già in metastasi, eccetera, e ho sofferto tanto, ho provato anche la chemio un paio di volte, poi l'ho abbandonata perché sentivo che non era per me, per altre persone andava bene, ma tutto quello che usiamo come cura a tutti i livelli deve avere dentro l'elemento della nostra fede, cioè se io credo in qualcosa, in quella medicina mi guarirà. Se io non credo a quella medicina, molto facile che quella medicina non mi faccia niente, perché questa è fisica, l'aspettativa positiva dell'osservatore determina l'osservato, dice l'esperimento della doppia fenditura, lo chiamano i fisici, cioè noi siamo onda e particella, però a seconda se osserviamo una cosa o non la osserviamo, o siamo, diciamo, nell'incoscienza oppure nella coscienza, cambia il modo di manifestarsi di ciò che poi sarà la nostra realtà, cioè noi proiettiamo le nostre credenze sulla realtà, anche di fronte a delle situazioni così gravi. Quindi io ho proiettato invece la fiducia e mi sono affidata completamente alla natura, perché ho detto la natura mi ha prodotta, mi ha creata, quindi non può volermi distruggere, e ho seguito ciò che sentivo. Ciò che sentivo era che io stavo bene, cioè non riuscivo a identificarmi col malato, io mi identificavo col sano, io mi pensavo come un sano che stava facendo un'esperienza di malattia, ma vedevo già il risultato ero già io, cioè io stavo già bene, anche quando dicevano che stavo male, io stavo già bene, e pur soffrendo, perché ho preso la morfina, cioè non vi sto raccontando di una passeggiata tra le rose che ho fatto, è stata dura, non avevo i capelli, immagino. Mi avevano tolto completamente tutto l'apparato genitale, voglio dire, insomma era compromesso, no? Non potevo più avere figli, non ero ancora in un'età in cui avrei potuto averli, quindi cioè comunque è stato un duro passaggio, però è stato anche il passaggio in cui ho capito che quello sul quale io avevo riposto la mia aspettativa positiva, che era appunto l'esistenza di una natura prodiga, di una natura provvidenziale, anzi direi neanche proprio di una provvidenza, e affidandomi totalmente alla provvidenza io ce l'ho fatta, però non è stato un merito, non so come dirvi, era già fatto da prima, era credere che fosse già fatta, quello è veramente l'elemento magico che è entrato nella mia vita. Però poi nella fisica, proprio perché diciamo scienza e spiritualità, nella fisica ci sono alcuni esperimenti che hanno provato delle cose proprio nero su bianco. Ce n'è uno che è esattamente quello che ho fatto io e si chiama effetto tunnel. Dice, quando tu devi andare da un punto A, mettiamo che è la tua malattia, a un punto C, che è la tua guarigione, e in mezzo hai un punto B, cioè qualcosa che sembra insormontabile, dice la fisica, dice l'esperimento dell'effetto tunnel, si chiama così, dice tu non devi cercare di superare il punto B per andare a C, tu devi diventare C. E in quel momento la particella fa questo, cioè la particella quando si trova, quando vuole, ha un intento di andare al punto C, si trova da e ha un B troppo grande per essere superato, come era nel mio caso, un cancro di quel genere, non può essere superato con gli strumenti
neanche scientifici, perché la scienza non arriva fin lì, e allora bisogna trascendere la realtà, quindi diventare già il guarito. Questo io l'ho fatto non perché sapessi di questo esperimento, non è che ho pensato, mi è venuto naturale. E dopo che posso spiegare con la conoscenza che ho acquisito, posso spiegare in termini di scienza quello che è accaduto a me in termini così di istinto, perché è stato proprio un istinto di conservazione che mi ha dettato quella regola, che però è scritta, voglio dire, non è una cosa che possiamo chiamare una magia. È assolutamente un procedimento che la materia compie nel momento in cui si trova davanti a una realtà troppo impegnativa. Quindi anche adesso, pensate, trasponete tutto questo ad adesso, al momento che stiamo vivendo. Siamo in una situazione che sembra insormontabile, varianti su varianti, un'emergenza che non finisce mai. Cos'è che dobbiamo fare? Non lottare contro il virus, che è il punto B, ma diventare guarito, diventare C, cioè identificarci con una umanità che è già oltre come dire, il suo problema attuale. E questo è il modo in cui ho affrontato anche questa crisi, oltre alla mia crisi di allora. Poi c'è dentro una grande fede anche proprio nella trascendenza, quindi io ho una grande fede negli angeli, una grande fede in Dio, una grande fede in Maria, però sono tutte state conquistate sul campo, non è che le nasco imparata. Cioè, ho studiato Maria e ho capito che era la materia luce, che era la nostra materia, materia, la nostra materia quando è innamorata, diciamo così, si trasfigura, diventa una materia sottile che va oltre le leggi di spazio e tempo. Quindi il mio domani, che era un domani da oggi, il mio oggi era un oggi da malato, il mio domani che era un domani da guarita, non ho fatto altro che portarlo, attualizzare la guarigione. Portare la guarigione nel presente. Che detto così sembra facile, però in realtà non è automatico per tutti, ma è una via. E secondo me è la via che questa pandemia ci sta portando a scoprire. Cioè, la scopriremo come umanità. Prima io conosco tanti guariti come me, ma gente che non sa niente di queste cose, però che è guarito istintivamente come me, ha sentito e si è fidato di se stesso. Però credo che poi ci arriverà tutta l'umanità a un certo punto, anche solo per osmosi, ma ci arriveremo, perché questa grande crisi è così tanto globale, così pervasiva, ha cambiato così radicalmente la nostra vita che è una sfida che se superiamo ne usciamo immortali. Ma guarda, mentre parlavi mi venivano in mente casi, tanti, alcuni casi di cui sono stato testimone come medico nella mia professione, nella vita, di persone guarite in maniera inspiegabile. Una di queste era la mia segretaria, che Me la all'età di, ricordo. te la ricordo, la Silvana, all'età Silvana. di 35 anni lei sviluppò questo tumore al fegato, ma brutto, un carcinoma indifferenziato, un epatocarcinoma, documentato con tacche, ecografie, biopsie, quindi c'era tutto quello che a lei allora era stato detto che l'unica speranza che aveva era un trapianto di fegato, quindi si mise in attesa di questo trapianto di fegato. Però nel frattempo lei si rese conto che c'era qualcosa che non andava nella sua vita, che c'era uno squilibrio da rimettere a posto, lei si rese conto per esempio, che era sempre stata molto prodiga per gli altri, addirittura era quella che istruiva i volontari in ospedale, è lì che ci siamo conosciuti, però si era resa conto di questo squilibrio e capì che la malattia era un messaggio per fare un'inversione, per cambiare questo qualcosa nella sua vita. E lo fece, al tempo stesso, tutte le mattine si alzava e pregava per un'ora. Poi, in attesa che questo fegato arrivasse, ma allora era molto più difficile avere un fegato di adesso, nel frattempo ogni 2 mesi andava a fare questo controllo ecografico. E ogni volta che andava, questa massa di 6 centimetri nel lobo sinistro del fegato si riduceva di dimensioni. Finché dopo 2 anni il fegato non era arrivato, ma la massa era scomparsa e lei ha continuato a vivere benissimo per ancora molti anni. Quindi ci sono questi casi e io ne conosco diversi perché li ho visti nella vita, li ho conosciuti. Quello che stupisce è che la medicina, che
che dovrebbe soffermarsi molto a studiare questi successi, in realtà glissa completamente su questi casi. Io credo che quasi tutti i medici di una certa età abbiano uno o due casi nel cassetto di questo tipo. Però sì, quando medico... Noi abbiamo fatto tante iniziative di questo genere. Se no, ti faccio una scusa, ti lascio finire, non voglio interrompere. No, dicevo, il problema è che quando questi casi accadono, nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, i medici dicono che ora è stata sbagliata la diagnosi, pur in presenza però, qui abbiamo dei, io ce li ho ancora tutti quegli esami di Silvana, quindi, oppure non dice niente e lo archivia. Ecco, questo secondo me è il grosso errore. Noi dovremmo invece investire molte più energie nel capire cosa succede a queste persone, perché queste persone come te guariscono, che cosa fa guarire. Io l'ho detto un po' prima così en passant, lo ridiciamo, fa guarire la fede o nel medico o nella terapia. Cioè io ho conosciuto gente che credeva nel digiuno e l'ha guarita col digiuno, che credeva a Padre Pio e l'ha guarita a Padre Pio, cioè ha avuto una visione di Padre Pio, che credeva alla chemio e l'ha guarita la chemio, che credeva alla, non lo so, alla medicina naturale e l'ha guarita la medicina naturale. Allora cosa mi sta dicendo questo? Visto che parliamo di scienza e spiritualità. Bene, mi sta dicendo che è proprio quello che dice la doppia fallitura, cioè quello che dissero i fisici all'epoca era: noi in base a come ci aspettiamo che vada, così va la vita. E quindi bisogna stare molto attenti, voglio dire, a quello in cui si crede e a quello a cui non si crede, perché poi ci sono persone che pensano di fidarsi anche solo del proprio medico, ma in realtà non è così. Quando ci si fida del medico, io per esempio ho fatto una grande guerra a Veronesi nella mia vita, perché all'epoca io ero appunto una guarita e facevo queste, si chiamavano feste dei guariti, dei grandi happening, dei convegni di 1000 persone a Milano e anche in Emilia, l'abbiamo fatto in tanti posti, in cui praticamente noi invitavamo i medici ad ascoltare le storie dei guariti. E venivano i medici, devo dire, cioè abbiamo fatto veramente convegni enormi e poi abbiamo fatto questa festa dei guariti in cui si trovava tra di noi e c'era un'energia meravigliosa, perché chi è guarito poi vive ogni giorno come regalato, no? Per cui cioè io cercavo, attraverso le esperienze che i guariti raccontavano alla gente, di diffondere questo pensiero di salute, no? Poi casi veramente anche terminali, non voglio dare false illusioni anche se ci ascoltano, perché poi ti tacciano subito di appunto di essere una visionaria, eccetera. Ma io li ho visti proprio guarire, perché ho fatto poi tanto autoaiuto sul cancro. Cioè, dopo che sono guarita, io ho cercato di diffondere questa cosa. Ho scritto un famoso libro che si chiama Oltre il cancro, è stato pubblicato da Sperli Mondadori, quindi comunque non un libretto, ed è stato presentato all'Istituto dei Tumori, quindi il gota del, cioè è stato l'Istituto dei Tumori. È l'eccellenza, no? È lì che è stata inventata la radioterapia, per esempio, cioè lì si fa la vera ricerca. E loro hanno fatto un convegno sul mio libro, cioè un libro di una guarita, un libro che in realtà diceva: voi siete quasi inutili. In realtà non volevo dire questo, però sono stati così straordinariamente illuminati a accogliermi insieme all'Istituto Tumori all'epoca, proprio ho capito che questi medici cercavano davvero una soluzione che fosse intermedia, insomma, un linguaggio che fosse intermedio tra il loro e quello della gente. Poi però, purtroppo, appunto, il mainstream, anche nel vostro ambiente, ha la meglio, perché conviene di più che le persone siano malate a lungo, piuttosto che guariscano, perché si vendono più medicine. Molto semplicemente, credo che questo non sia più neanche complottismo, visto che ci chiamano così. Però, cioè, devo dire, proprio lo capisce anche un bambino oggi che è così, insomma, anche perché il grande business non è neanche, non sono i vaccini, non sono forse neanche le chemioterapie a livello dei farmaci da banco. I farmaci da banco, cioè quelli che prendiamo per il mal di testa o per il mal di pancia, sono poi quelli che hanno l'indotto maggiore. Quindi in realtà c'è un interesse commerciale, visto che la sanità di tutti i paesi mantiene quei paesi, mantiene il mondo. C'è un interesse che la gente non muoia, non stia troppo male, ma insomma vivacchi più a lungo possibile, così che si compri le medicine più a lungo possibile. Quindi queste cose credo di non essere io a dirlo, credo che ormai le sappiamo tutti. Però
quello che sbagliamo, secondo me, è non cooperare. Nel senso che io capisco anche chi fa i discorsi commerciali, perché alla fine campare dobbiamo pure campare. L'unica cosa è mettiamoci d'accordo, perché facciamo il bene comune, che secondo me è molto più intelligente che andare gli uni contro gli altri, perché se io metto un segno per, io moltiplico le mie possibilità e le tue, ma se io metto un segno diviso tra di voi, io indebolisco te e tu indebolisci me, e stiamo vedendo quello che sta succedendo nella società di adesso. Cioè siamo tutti più fragili, a chi serve? Ma nemmeno a chi ci vende le medicine fra poco servirà, perché se continuiamo così non crederemo più a niente, neanche a loro. E quindi, insomma, non so se poi alla fine, io ho sempre pensato che la generosità fosse la forma intelligente dell'egoismo. Quindi, se possiamo un attimino cercare di tirare qualcosa di somme e cosa portarci a casa da questa conversazione, possiamo dire che la chiave della guarigione è un fattore intrinseco che è dentro ciascuno di noi, che gli elementi esterni sono utili, per carità di Dio, ma che utilissimi, utilissimi. Io mi sono rotta un braccio, se non mi metteva dentro una sbarra di titanio, me l'hanno messa insieme in 2 giorni, cioè ero ammirata, voglio dire, ma non è che non stiamo mica dicendo che la medicina non serva più, ma no, ci mancherebbe altro. Però bisogna creare un'alleanza tra medico e paziente, non bisogna che ci sia una soggezione da parte di uno rispetto all'altro, ma una vera alleanza. Bisogna però, per far questo, cominciare a vedere il medico un po' meno come l'artifex, esatto, della cosa, e più il pontifex. Stiamo parlando su Bridges of Light, su ponti. E secondo me il ruolo vero del medico è quello di ponte, è una guida che ti accompagna, è un braccio che con te fa la strada difficile. Vedere il medico solo come quello che risolve il problema, cioè io sono un pacco postale, prendi, fai di me quello che vuoi, basta che mi tiri fuori dal problema, secondo me è un aspetto molto riduttivo, sia per il paziente ma sia anche per il medico, capisci? Sì, dobbiamo cercare di fare uno sforzo da entrambe le parti, perché poi c'è un grande autoreferenzialità in molti medici, perché insomma io la vedo nei medici, anche negli informatici, per esempio gli informatici che posseggono un linguaggio che pochi possediamo, oggi fanno il bello e il cattivo tempo, no? Io vedo quando chiamo il ragazzo che mi aggiusta i computer, che mi guarda come se fossi, cioè, come dire, avessi il cervello di un cane rispetto a lui, perché dice, ma come fai a non capire queste cose? Ma per me è come se parlassi il russo, cioè non le capisco e basta. La stessa cosa noi guardiamo i medici come qualcosa di intelligibile, no? E loro molto spesso se ne approfittano un po', molti di loro, perché purtroppo sto raccogliendo anche delle storie abbastanza tristi. In realtà sono bellissime storie. Io ho una rivista che si chiama Tenet Magazine e vorrei farla diventare una rivista della gente, fatta dalla gente. Sto intervistando degli infermieri che in tutta Italia mitigano gli effetti negativi delle diagnosi. Cioè hanno proprio questa funzione, laddove i medici fanno danni, di raccogliere pezzettini della povera gente che rimane scioccata da quelle diagnosi lì e da quelle prognosi. E il buon Montagnier, tanti anni fa, prendendo il Nobel, disse: guardate che il destino del paziente sta nel modo in cui gli raccontate la sua prognosi, quindi non è che l'ho detto io, voglio dire. Ecco, se facessimo uno sforzo vicendevole, secondo me, e questa è la grande occasione, perché io penso che adesso, penso che così come la mia categoria, che è disdicevole il comportamento della mia categoria in questo momento, io faccio il giornalista da 30 anni e l'ho fatto nel mainstream per 20, 25, ma è uguale la tua categoria, cioè i medici, cioè abbiamo veramente l'opportunità adesso di avvicinarci, di riavvicinarci alla gente, di creare un progetto comune, secondo me, di mondo nuovo che si sta già delineando. Io già lo vedo sorgere, però molte persone sono un po' adesso un po' scoraggiate, no? Non guardano più neanche il telegiornale, non credono più a niente, perché tra nel marasma delle fake, perché non sono solo le fake che chiamano così sui social, ma vengono proprio dal mainstream anche, allora la gente non sa più a cosa credere. Alla fine, secondo me, tutto questo si rivolgerà a favore nostro, perché ognuno crederà finalmente in quello che sente, e forse è lì dobbiamo arrivare. Però credo che le categorie che detengono i linguaggi, che adesso fanno i giochi,
dovrebbero un pochino mitigare, proprio trovare, cioè, sforzarsi di dialogare anche con gli altri ambiti, diciamo, della conoscenza e con la gente soprattutto, cioè trovare un linguaggio che sia comprensibile a tutti, perché questo è il segreto che ci farà fare il famoso salto quantico, quello che chiamano il salto quantico di coscienza. Cioè, è lì, è l'andare oltre questa separazione per trovare un terreno comune dove tutti possiamo correre molto più liberi e soprattutto dove ciascuno può, secondo il suo talento, barattarlo con il talento dell'altro. No? Perché se tu sei il talento del medico e del medico bravo, ma figurati, cioè, ben venga, no? E ce lo scambieremo con chi invece, cioè chi dà mele. Chi fa mele dà mele, chi produce un'altra cosa ci darà quello che ha, e secondo me andremo verso un baratto del nostro know-how, insomma. E finalmente, forse, quando avremo superato questa crisi, io credo che si sta preparando un'umanità fantastica, perché comincio già a vederne un po'. In questi giorni sto facendo dei seminari in giro che nascono spontaneamente, che non sono i grandi seminari che si facevano un tempo, sono più ristretti, perché gente adesso veramente molto motivata ad andare oltre, e sto notando una qualità umana, Riccardo, che io non avevo mai visto prima. Ma meno male, ben venga, perché vedi, Dal fino a qualche anno, basso, dal basso, nelle a confermare categorie. quello che stavi dicendo prima, io fino a qualche anno fa andavo a insegnare all'università della terza età. Sì. Nelle chiacchiere che si facevano, chiedevo se fossero soddisfatti del sistema sanitario che li assisteva. Purtroppo il coro dei no era preponderante. Questo sto parlando già 5-6 anni fa. E quando gli chiedevo perché, tutto sommato, siete in un'era in cui abbiamo una tecnologia fantastica, possiamo fare delle diagnosi incredibili, tumori di 1 millimetro li scopriamo, e la risposta corale era quasi sempre la stessa in tutte le classi dove andavo. Perché manca l'ascolto, non ci sentiamo accolti e ascoltati. Allora, quando tu prima parlavi del talento del medico, qual è il talento? È solo un talento tecnico o è un talento tecnico abbinato a un atteggiamento di ascolto e accoglienza umana e di supporto umano? Cioè, secondo me i due, e qui sta la scienza con la spiritualità, non possono essere scissi. E poi c'è un terzo elemento che nella scienza di un tempo, dei secoli passati, era intrinseco. Cioè, noi parliamo di scienza, di spiritualità, manca una terza gamba di questo sgabello, che è la moralità. Sì, l'etica, Scienza, l'etica, spiritualità, l'etica. Capisci? No, non ma possono essere scissi. Queste cose qui. infatti Rick, prima avevo accennato appunto alla guerra che io ho fatto in precedenza a Veronesi, perché sapevo che lui, insomma, cioè, diffondeva questa cosa qui della chemioterapia, e io ero un po' contraria, avevo visto, insomma, purtroppo avevo perso anche delle persone molto care, mio padre e mio fratello, così devastate anche dalle cure per il cancro. E quindi ero un po' di parte, diciamo, su questo. Ho molto mitigato questa posizione oggi, perché appunto oggi so che tutto quello cui crediamo ci fa bene, quindi non ho più prevenzioni su niente. Però poi ho scoperto che Veronesi invece aveva una potenza incredibile per gli shock carismatici che riusciva a determinare. Cioè, le persone si fidavano così tanto di lui, era così carismatico, che certe persone guarivano vedendolo. Eh sì, Quindi, ecco, quindi c'era in lui un istinto medico straordinario, di cui io nell'ultima fase della sua vita gli ho poi dato atto, e lui infatti ha fatto un famoso discorso, mi pare al Quirinale, non mi ricordo se era del Presidente della Repubblica, in cui finalmente diceva che bisogna curare le persone come dei singoli, non, cioè anche lui si era, diciamo che ci eravamo un po' venuti incontro. Perché, insomma, credo che anche l'età, credo che anche, cioè, deve portarci a questa specie di conciliazione. Perché se ci fosse veramente un'alleanza medico-paziente, davvero basta. Io mi ricordo i medici di un tempo, Rick, che venivano a casa, i medici dei miei nonni, per esempio. Cioè, ce n'era uno che si chiamava Donnino, mi ricordo. Arriva Donnino e i miei nonni preparavano la casa, era famoso questo pulivano tutto, no? Perché arrivava Donnino di mezzo. Però tu non avevi più niente quando lo vedevi, non avevi più niente. E lui tendeva sempre a così, minimizzare quello che avevi, però tu gli credevi e così guarivi.
cioè quell'istinto medico lì che oggi ha per esempio il mio amico, adesso non dico il nome perché sennò poi va a discapito di tutti gli altri, però io ho un medico di cui mi fido molto, che sta in Centro Italia, forse uno dei pochi veri, tu mi hai visitato, non mi ricordo, tu sei stato bravo con me. Però io non mi faccio tanto toccare dai medici, non mi fido tanto, però per esempio di lui mi fido tanto e io ricordo, vi faccio proprio questo esempio che è molto personale, ho portato da lui il mio ex marito che era ormai nelle fasi finali di un cancro polmonare molto grave e mio marito aveva fumato tutta la vita. E quando è arrivato da questo medico simpatico e veramente illuminato, che tra l'altro è un medico condotto, non è chissà che illuminare, però ha proprio un istinto medico di quelli come gli antichi, e mio marito, insomma, abbiamo guardato l'attacco, era tremenda, e lui gli ha detto: ah, certo che tu te ne sei fumata di sigarette, gli ha detto il medico a Marco, mio marito. E lui lì stava già entrando nel senso di colpa, no? Stava dicendo, sì, purtroppo, come dire. E allora il medico gli ha detto, bene, allora perché non me ne offri una, visto che ne hai fumate tante, tutte e tu te le vuoi fumare. E si sono fumate una sigaretta. Io questa cosa non l'ho mai più dimenticata, perché l'ultimo anno della sua vita, comunque mio marito l'ha passato in un altro modo dopo quella visita, in un altro modo, perché c'è stata proprio questa empatia. E gli ha trasferito la sensazione che se lui voleva poteva e che non era troppo tardi, perché questa cosa del quanto te ne sei fumata, come dire, non è tardi, se vuoi un attimo, perché questa va sottolineata. È interessante. I medici non dovrebbero mai, mai, mai togliere la speranza. Esatto. Perché non sta ai medici. I medici non hanno il potere di togliere la speranza a nessuno. I casi come quello delle mie segretarie e altri tanti che accadono lo testimoniano, nessuno ha il diritto di togliere la speranza, anzi, alla speranza è una forma di terapia anche quella, non la stupida, non la credule, essere creduloni, sì, in qualcosa, certo. Ma la speranza non va mai tolta, mai. Così è. E poi l'altro elemento che io vedo, diciamo che io, ecco, nel mio libro Oltre il cancro ho messo questi 21 passi verso la salute, io ho notato che ci sono degli step che tutti i guariti fanno ed è un fatto, l'ho codificato come sistema, infatti io lo uso per le persone con cui faccio l'autoaiuto, cioè che aiuto nelle fasi, insomma, del attraversamento della malattia, e sono tutto quello che hanno fatto i guariti. L'altra cosa che fanno tutti i guariti, oltre a credere in qualche cosa che li possa salvare e credere che non sia tardi, è essere disposti a cambiare, a modificare. Tu hai detto giustamente, parlando della tua segretaria, che cioè lei era speciale, io me la ricordo com'era, però che aveva capito che c'era qualcosa da cambiare. Ecco, così è stato per me. Io in quella fase ho lasciato la RAI, Radio Televisione Italiana, posto per il quale molti altri uccidono, no? Come si dice? E invece lascio il mio posto di autore alla RAI proprio perché sento che la mia vita intera va bonificata. Che non è che io sono immonda perché ho il cancro, ma magari c'è in me uno squilibrio dettato da una vita che non è proprio, non era andata proprio come avrebbe potuto, ecco. E quindi che stavo, per esempio, svendendo un talento. Ho il talento della parola scritta, eccetera. Bene, allora, che lo usa, ho detto, usalo se ti è stato dato, valorizzalo e usalo in modo che la parola non sia sporcata, adombrata, insomma, dalle menzogne. Anche dalle menzogne, purtroppo, a volte necessarie, perché in televisione ne fai, anche solo se abbellisci qualcosa, stai comunque andando oltre la verità, stai sporcando la verità. Non puoi, cioè, perché anche perché se ti fai mettere un faro sulla faccia per nascondere le tue rughe, non stai facendo vera comunicazione. La comunicazione è lo splendore del vero, e quando puntiamo una telecamera sulla verità, la comunicazione, e se la verità, la gente ci segue, la sente che è quella cosa. Invece gli autori televisivi, i giornalisti televisivi danno la colpa alla gente che guarda la TV spazzatura e quindi fanno la TV spazzatura. La gente dà la colpa a questi qua che fanno la TV spazzatura. Ma qualcuno deve cominciare a smettere. Sì, però sai il problema, Giulietta? Il problema è che ognuno pensa di avere la sua verità e comincia a lottare per difendere la sua verità contro quella di un altro. Mentre invece se magari si mettessero insieme riuscirebbero ad avere una verità con una V più maiuscola
che abbraccia entrambi, magari. Per questo ti dico, si può fare un'ottima televisione e fare anche tanta audience pur dicendo la verità, che però non è la verità in assoluto, ripeto, ognuno ha la sua, però nella disposizione a confrontarsi. Ma perché questa è la grande sfida del nostro momento, del momento che stiamo vivendo, quella di confrontarsi. Perché la verità che in tasca non ce l'ha nessuno, capisci? No, non è... Gandhi diceva... Possiamo pian piano, a tentoni, arrivarci tutti insieme, lavorando quello, insieme. No, per quello io non parlo di verità assoluta. Poi, non oserei, io parlo sempre di verità relativa, nel senso che ciò che per te è vero, se tu vedi che ciò che per te è vero viene deliberatamente, come dire, stravolto e proposto come un'altra cosa, insomma, e te ne rendi conto, perché molto spesso a noi, cioè diciamola tutta, un giornalista, specie un giornalista televisivo come sono stata io per tantissimi anni e prima ancora un giornalista di carta stampata, le notizie, la verità la riceve, cioè le notizie fondate le riceve, spesso non può darle. Come fa un giornalista quando non può dare una notizia? Siccome ha un caporedattore, un direttore, un editore, una banca dell'editore sopra, capite? Magari anche uno sponsor, eccetera. Quindi deve dare conto. Ha una crisi nel momento in cui quella notizia sa che è una notizia attendibile, che quindi dovrebbe essere data alle persone. Quando non può, a volte, sapete cosa fa? La maschera. Oppure la mette nel TG della notte. Oppure la mette, come dire, tra le righe. Però c'è uno sforzo. Io conosco tante persone di buona volontà che stanno cercando anche di proteggerci tutti, anche in quegli ambienti. Quindi quello che filtra è già migliore di quello che era l'intento. Non è ancora l'ottimo, diciamo, bisognerà arrivarci. Però in ogni ambito ci sono le persone di buona volontà che sono quelli che io chiamo gli angeli custodi, che sono è quello che voi medici chiamate il sistema immunitario. Per cui credo che prima o poi questa coscienza verrà fuori e prima o poi vincerà proprio, che è dare la notizia per quello che è, fornendo la fonte. Mentre adesso tutto è scrittato, lo stesso linguaggio viene stravolto in questa fase. Cosa succede? Gli illuminati, per esempio, noi chiamiamo gli illuminati delle persone che teoricamente i complotti li fanno, non li svelano, li fanno. Poi chiamiamo complottisti quelli che i complotti li svelano. Quindi stiamo esattamente invertendo le parti. Cioè, c'è stato proprio uno stravolgimento del linguaggio, perché il verbo, cioè la parola, crea, è creazione. E questo l'ha detto la fisica quantistica all'inizio, no? La vibrazione, la frequenza, fa la differenza nella manifestazione delle cose. La parola è frequenza e suono, ed è suono con un significato dentro. Quindi pensate quanto potere ha la parola. Se io affermo qualcosa, la sto creando, a qualche livello la sto creando, e prima o poi quello che sto creando nei livelli sottili si manifesterà nel livello fenomenico, diventerà la mia realtà. Quindi già se credo una cosa, già sto creando con il pensiero che creo. Se poi la dico, la nomino, proprio no? E luce fu, e Dio crea nominando le cose. E il Dio che è in noi crea nominando la realtà che vive. Ora, io però devo dire, non so, forse siamo in conclusione, però devo dire che sono molto ottimista, cioè adesso stiamo rilevando le cose che non funzionano, perché è anche giusto anche usare questi spazi per dire le cose che magari non si sentono tanto dire, a maggior ragione da due categorie appunto come la nostra. Però io sono ottimista veramente sul fatto che noi stiamo andando oltre e stiamo trascendendola questa realtà, perché nel mio caso per esempio io non ho avuto nessuna ripercussione, non mi sono neanche posto il problema per esempio del Covid. Non mi è neanche sfiorato, non conosco la paura. Devo dire che il lavoro sulla paura è stato il vero segreto della guarigione dal cancro. E quindi se quando uno è guarito dal cancro e non ha avuto paura del cancro, immaginatevi se può avere paura di un virus, non ce l'ha di paura. Anche se quel virus molti li può uccidere, perché lo so benissimo, me ne hanno parlato molto bene proprio in ambiti scientifici di che cos'è questa cosa, di come è stata creata eccetera, però prima o poi verranno fuori le notizie ufficiali e confido anche in questo. Però tutto questo doveva accadere, ecco la cosa con cui, una nota di positività con cui vorrei chiudere, è che doveva accadere, perché se noi non le vediamo le cose, cioè quando per esempio una malattia tu ce l'hai dentro ma non ti dà sintomi, tu non te ne puoi difendere, e nel momento in cui il sintomo si rivela, che è il momento in cui soffri di più, ed è vero, però è anche il momento in cui
cerchi la medicina, cerchi o cerchi comunque la soluzione. Quindi noi in questo momento siamo nella fase sintomo, nella fase in cui l'umanità sta vedendo il suo male, che è la paura, non è la malattia, è la paura. Quando l'avrà vista e quando avrà capito che può sopravvivere anche a questo, perché l'uomo ha la grande straordinaria potenza di chi sia, è capace di adattarsi a tutto, straordinariamente, ecco, allora una volta oltre la paura saremo oltre non solo la malattia, ma oltre tutto ciò che della materia ci appesantisce. E quindi finalmente sì, ritorneremo a quel linguaggio comune di cui sto parlando dall'inizio di questa intervista e a quella, anche a quel pensiero, che è un pensiero che tutti ci contiene, cioè ci riconosceremo in un pensiero che io poi chiamo di fratellanza. Io sono un acquario, credo veramente nella fratellanza cosmica, nell'unione dei cuori, nella rete. Per esempio la rete telematica, secondo me, è un'anticipazione della rete dei cuori. Noi torneremo a delle cose che per le tribù ancestrali erano naturali, cioè la telepatia, il teletrasporto, che è una cosa che adesso con i computer quantistici, con tutta, cioè, proprio la fisica applicata, stanno già lavorando sul teletrasporto. Però noi avremo la possibilità di teletrasportarci con un pensiero. Io ho avuto personalmente un'esperienza semicoscienza di teletrasporto. Se volete ve la racconto, perché è molto divertente. Stavo lavorando a un progetto di Museo del Tempo con una mia cugina che si laureava in architettura in quella fase, e finalmente avevo trovato, come dire, un nome da dare al libro divulgativo di questo progetto, e avevo tanta voglia di dirglielo, di dirlo a mia cugina in quel momento: che bello, ho trovato questo titolo. Era una sciocchezza, però ho avuto proprio il grande desiderio di dirglielo, quindi di mettere in comune questa informazione, ma ero impossibilitata a dirglielo. In quel momento lei, che era a 50 km da me, ha sentito il suo campanello di casa squillare e la mia voce che diceva aprimi, e poi mi ha aspettato sul pianerottolo. Siccome sto parlando di tanti anni fa, quando non c'erano i cellulari, mi ha chiamato poi al telefono fisso di casa e ha scoperto che invece ero a 50 km di distanza. Ha detto: scusa, ma non hai suonato poco fa? Dico: no, veramente poco fa, ho pensato solo che volevo condividere queste informazioni. Allora pensate, cos'è successo lì? Ho teletrasportato non tutto il mio corpo, ma la mia voce, no? Perché c'era un intento di condivisione e un elemento di gioia. Queste due cose. Queste cose qui i fisici le stanno traducendo in un altro modo. Non le chiamano gioia loro, non le chiamano bisogno di condivisione, le chiamano in un altro modo. Tuttavia sono la stessa cosa. Siamo in grado di teletrasportarci se abbiamo una vera voglia di condividere, e quella gioia che assottiglia la nostra materia, cioè alza la nostra frequenza, fino a farci essere al di là dello spazio del tempo. Perché è la nostra fisicità che ci tiene ancorati a un qui e ora, ma nel momento in cui la gioia assottiglia la nostra materia, ripeto, questa è fisica, la nostra materia può suonare il campanello a 50 km di distanza. E questo è entusiasmante. Cioè, quando noi amiamo, vogliamo condividere e siamo nella gioia, diventiamo veramente, cioè, quello che io chiamo gli angeli. Cioè andiamo proprio diventiamo della stessa sostanza del raggio luminoso, della luce che arriva in un attimo, la luce del sole in un attimo è qui, eppure è anni luce lontano. Allora, mi sono fatto due note su quello che hai detto, vorrei sottolinearlo così rimane agli annali. Prima parlavi di verità. Non dobbiamo scordarci, per chi studia la scienza, a me piace molto studiare la storia della scienza, è innegabile che ciò che un giorno fu verità poi diventa una grossa illusione ed è soppiantato da quello che arriverà dopo, e poi ancora basta pensare alla talidomide, questo grande farmaco che doveva aiutare le donne incinte a tollerare i sintomi della gravidanza, tipo nausea, e poi abbiamo visto che cosa ha causato, poi lo si è capito dopo. Quindi quando qualcuno arriva e sbandiera una verità, che nel mio caso che mi chiamo Bandiera ecco appunto, la verità è quella che c'è in quel momento,
con gli elementi, con i dati, con le percezioni che si riescono ad avere e rilevare in quel momento. Non possiamo parlare di assoluto. Sì, no, ma proprio a maggior ragione la scienza. La scienza, come abbiamo detto prima, è fatta per. Il suo principio è superare se stessa. Quindi Il una vero scienza che si sedimenta su una verità non è già fuori dalla verità. scientifico è il vero che si riesce a percepire e a dimostrare in quel momento. Così. Poi c'è gente che, come dici tu, con queste qualità che tu hai appena enunciato, riesce a viaggiare. Einstein ha percepito le onde gravitazionali 100 anni prima che la fisica quantistica potesse dimostrarle con quelle che noi chiamiamo scienza attuale, dimostrabile, verificabile e ripetibile. Ma lui l'aveva già dimostrata. Come? Era andato in un altro. Era andato a C, non è passato da Era B. andato a C, certo, no? E attualizza il futuro. Il futuro ci istruisce, come diceva anche Grabow. Sai che Grabow mi diceva sempre: se tu vuoi veramente vedere il tuo futuro, amalo. Amalo vuol dire che tu lo vivi come presente, capisci? Perché il Lo futuro ami non è. adesso il tuo futuro, Ma il allora futuro lo è fai. adesso. Infatti, la verità è di adesso. Non possiamo dire se questa stessa verità fra 50 anni sarà ancora una verità o sarà crollata miseramente. Poi, per quanto riguarda la malattia, tu prima parlavi della malattia, l'hai detto più volte, io lo voglio incorniciare perché così rimane. La malattia è un messaggio. Quindi è un telegramma personalizzato. Quindi, quando uno sviluppa una malattia, tu prima hai detto adesso siamo nella fase della malattia, la malattia è scoppiata, è la fase bella, ma in qualche modo è vero, sembra. È la fase tosta, però è solo da lì in poi che ci si cura davvero. Ma perché finché noi riceviamo il telegramma e lo mettiamo in un cassetto e non lo leggiamo, non prendiamo il messaggio? La malattia ha l'unico scopo di farci ricevere un messaggio. Se noi invece il telegramma lo apriamo, e per quanto spiacevole sia la notizia che ci dice guarda che devi cambiare questo e questo, sei andato tutta la vita su questi binari, ma adesso è ora che cambi perché quei binari non vanno bene per la tua vita e ti portano al burrone. Se uno riesce a prendere questo messaggio, già ha fatto un passo notevole verso la guarigione, Certo. perché ha ricevuto il messaggio. E come diceva Ruggero, un mio maestro, quando hai ricevuto il messaggio, attacca la cornetta, perché poi capisci, l'importante è ricevere lo stesso messaggio. Però per far questo bisogna uscire dalla mentalità, oddio, perché proprio a me? Oddio, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Fammi Perché questo. in secoli di storia condizionata noi abbiamo il concetto che se ci viene una malattia abbiamo fatto qualcosa di male per Male, meritarlo. In infatti. realtà magari abbiamo fatto delle strade che non sono consone per noi e non sono in sintonia con il nostro piano di vita e con la nostra anima, ma questo vuol dire aver sbagliato, vuol dire che adesso abbiamo possibilità di comprendere e rimetterci in binario. Infatti, sai che appunto ti ho parlato del mio libro Oltre il cancro, perché Oltre il cancro arriva a una conclusione che si guarisce quando ci si riconosce innocenti, quindi Certo, il oltre senso di colpa è una. Guarda, per questo proposito, però, siccome ci sono alcuni nostri ascoltatori che ci fanno qualche domanda o ci scrivono qualcosa, ecco qua, al. Marina, per esempio. Io ho visto mio Leggimela tu marito. perché sono senza occhiali, ma se no me li metto, eh. Io ho visto mio marito morire di tumore nel giro di un anno, devastato dalla chemio. L'anno dopo ho avuto io un tumore, ho fatto i primi 3 giorni di chemio, ero più di là che di qua, mi sono rifiutata totalmente. Dopo un mese il tumore era sparito. Oria. È chiaro che questa affermazione qui è molto bella, ci fa capire un sacco di cose, però presa in maniera astratta potrebbe essere aspramente criticata perché dice, ma Certo. no. La realtà è che secondo me va ricondotta a quello che dicevi tu prima. Se noi aderiamo e crediamo a un qualcosa che può farci bene, quello ci farà 100 volte meglio di quanto non ci farebbe se non ci crediamo. Effetto Per esempio. placebo. Non posso insegnarlo a te. Non è solo placebo, è più di placebo, è mettere in moto tutta una serie di risorse dal sistema immunitario in poi del nostro corpo che ha la capacità Una di risposta creativa, diciamo così, una una risposta creativa. risposta creativa, perché guarda, io da anni uso il sistema di Bernie Siegel, che è Sì, stato un conosco. grande medico americano che per me è un ispiratore, un maestro Sì. della medicina olistica, che fa fare dei disegni ai pazienti e lo faccio fare anch'io. Per esempio, un paziente malato di tumore, io faccio fare dei disegni che sono la malattia, un disegno in cui il paziente raffigura la malattia e raffigura le terapie che lo aspettano, la chemio, la radio. E da quei disegni, ti assicuro, si può predire come andrà la storia. Perché
Perché il paziente che la chemioterapia la vede come un raggio di luce, vedi questo disegno di raggio di luce che entra in lui, fa la chemioterapia e ne ha un gran beneficio. Quello che la vede come un demonio nero, tutto con gli occhi rossi, e quello non potrà avere lo stesso beneficio da quello, perché per lui quella roba lì non va bene, non c'è niente da fare. Infatti dico a Marina proprio questa cosa, di stare attenta anche a pensarla in questo modo, perché non è bianco e nero, cioè per lei è valso questo, per me anche devo dire, per me è valso quello che è valso per te Marina, però non è così in assoluto, e non possiamo togliere a chi si sta sottoponendo a qualsiasi tipo di terapia appunto la speranza che proprio quella terapia sia la migliore per lei, perché comunque bisogna sentirsela. Ognuno esatto. deve scegliere la sua via terapeutica e anche i suoi dottori, secondo me. Non deve prendere il primo che passa, cioè se vedete Annibali vi ispira, prendete Annibali, se no andate da un altro. Non è vero, io mi sono fatta curare da Riccardo ed è un bravo dottore. Ma guarda, comunque fa tanto, cioè fa tanto che credere anche al proprio medico e alla terapia che sta facendo, perché sennò cosa facciamo? Togliamo, proprio perché abbiamo detto che la verità non è assoluta, è sempre personale, diceva Gandhi, la verità è come un grande albero di cui ogni foglia è una verità individuale, cioè è tutta la chioma la verità, non possiamo andare, è imponderabile, non la possiamo cogliere in assoluto, quindi ciascuno ha la sua, per te è valso questo, per me è valso questo, per altri può valere esattamente il contrario. Impariamo ad ascoltare. Questo significa, Giulietta, che dobbiamo imparare ad ascoltare il dentro. Quella è la chiave, perché la mia famosa segretaria, poi dopo, 15-20 anni dopo, venne da me un giorno in studio e mi disse: Riccardo, c'ho un sentito facendo la doccia un nodulino alla mammella, e me lo guardi, guardo, faccio l'ago aspirato, era un tumore della mammella. Però, memore delle sue precedenti esperienze, le disse: Ivana, dimmi tu cosa vuoi fare, perché qui sei tu che la sai più. Sei tu cosa lei fai. Diede una risposta che secondo me merita di essere meditata. Disse: Riccardo, io sento, non ha detto penso, credo, io sento che questa volta invece devo essere operata, ma devo essere operata da mani amorevoli. Voglio che mi operi tu. E io dissi: Ivana, io ormai da anni faccio chirurgia intestinale, la chirurgia della mammella l'ho fatta quando ero più giovane, non sono nonno partimato da qualcuno che no, mi disse, la devi fare tu questa operazione. Io feci quell'operazione, dopodiché lei andò dall'oncologo che le disse: signora, deve fare radio e chemioterapia. E lei all'oncologo rispose: io sento, non penso, credo, io sento che la radioterapia si mi fa bene, ma la chemio proprio non la farò. Lei fece solo la radio, non fece la chemio, è campata ancora altri 20 anni, capisci? Quindi è importante ascoltarsi e non ciecamente fidarsi a una verità esterna, perché da dentro di noi ci arriva il suggerimento di qual è la strada. Può essere rivoluzionario, può anche essere molto criticato quello che sto dicendo, però insomma io sfido medici anziani a dire che non l'abbiano verificato nella loro pratica. Sì, sì, ma infatti le persone però devono imparare a fidarsi di se stesse. Purtroppo, siccome siamo proprio frastornati da troppe voci, da troppe informazioni, no? Questa informazione in tempo reale che abbiamo da canali diversissimi e molteplici, in realtà ci sta disinformando, perché ci sta disabituando a sentire quello che noi, che per noi è giusto. Io ho avuto appunto sono una free vax, no? Per esempio. E alcune persone mi chiamano e dicono: ah, sai, mi sono vaccinata. Tutto bene, se lo sentivi. Un'altra persona mi dice: guarda, non mi sento di. Tutto bene, se non se ne senti di non fare. Cioè, per me fa la differenza quello che senti, perché da quello dipenderà veramente l'esito di quello che fai. Quindi, se non ci credi, non farlo, ma se ci credi, fallo. E non ascoltare nessun altro, neanche i parenti, quelli che si preoccupano per noi. Guardate che io per tanti anni ho mentito dicevo per esempio alle persone che chiedono: da quanto tempo sei guarita? Dicevo tipo 5 anni, invece magari era un anno, no? Perché cioè mentivo per non creare in loro un'aspettativa negativa nei miei confronti, ma non perché avevo paura che mi nuocessero, ma perché avevo paura che la loro paura influenzasse me, cioè che la assumessi su di me, perché sentivo che la paura era il mio vero nemico, non il cancro. E credo che chi affronta con questo atteggiamento di fidarsi di sé
qualunque tipo di difficoltà, non solo di tipo fisico, di tipo della salute, anche qualunque altro tipo di. Ci sono persone adesso in grande crisi economica, gente che non sta lavorando più, che ha avuto. Cioè, pensiamo soltanto a molti ristoratori, insomma, c'è gente che è in grande difficoltà, anche le persone, per esempio, con i bambini a scuola, che stanno facendo le scuole parentali. La nostra società sta cambiando radicalmente in virtù della pandemia e molte persone sono davvero in grave crisi anche economica, che è una forma di malattia sociale, anche quella, né più né meno. E lì bisogna credere, nelle proprie possibilità di vedere un mondo che è già oltre tutto questo. Cioè questa cosa delle fette tunnel che vi ho raccontato è proprio il trascendere la realtà. Cioè laddove noi partiamo da una situazione di massima crisi, noi all'interno della crisi, a partire dalla crisi, possiamo creare nuovi percorsi che prima non ci saremmo neanche immaginati e scoprire anche dei talenti nostri, trovare degli escamotage, dei modi di vivere che non ci sarebbero mai venuti in mente se non ne avessimo avuto a che fare con un problema così grande e così, ripeto, globale, che investe tutti gli ambiti della nostra vita contemporaneamente. È una sfida ai nostri talenti. Cioè, avete presente gli scugnizzi napoletani che se la cavano sempre con due soldi, capite? Così si fa, cioè, la creatività è quella roba lì e quando non hai niente, da quel niente riesci a trarre qualcosa. È come se noi avessimo avuto una grande inondazione, un grande tsunami, cioè comunque no, un grande terremoto. E la nostra vita di prima è stata rasa al suolo. È inutile che la gente sta predicando che si torni come prima, come prima, come prima, non si tornerà mai, perché siamo cambiati noi. Quindi la società, che è un insieme di tutti noi, non potrà mai essere più quella di prima. Ma allora, a maggior ragione, cominciamo a viverlo il nuovo. Non aspettiamo il nuovo, facciamo il nuovo. Troviamo modi nuovi di fare le stesse cose. Questa è la sfida del momento, secondo me, ed è una sfida, come dicevo prima, entusiasmante. Entusiasmante. Perché ci si trova, cioè si dice, quello che non ti distrugge ti vivifica, no? Ti fortifica. Ci troveremo molto più forti se andiamo oltre questo momento. Però ci dobbiamo andare insieme e credendo in noi stessi, veramente credendo. Adesso non è più tempo di predicare. Noi che abbiamo fatto tanti seminari per preparare la gente a questi momenti, adesso è il tempo di razzolare come abbiamo predicato, perché se tu adesso non lo applichi, non vivi secondo quello in cui credi, c'è poco da fare, continueremo a raccontarcela io, mamma e tu, però non cambierà mai veramente niente, e tutti a qualunque livello. Io sto sentendo gente che si industria, si inventa lavori nuovi, cambia casa. E va a vivere nei posti che ha sempre sognato, che amava, trova il coraggio di fare cose. Perché? Perché ormai è come dire, tanto ho perso tutto, cosa ho da perdere, no? Allora, in questo momento di emergenza trovano delle soluzioni geniali, che altrimenti non, e coraggiose, che prima non avevano trovato. Quindi guardiamo un attimo oltre tutta questa nebbia, no? Che abbiamo ancora, dentro la quale ancora un po' stiamo. Soffiamo un po' su questa nebbia che si dirada molto più facilmente di quanto non pensiamo. Ma i maestri del passato ci hanno poi sempre trasmesso questo concetto fondamentale per stare nello spirituale, maestri spirituali intendo, che il significato spirituale delle crisi è proprio questo, di andare a rompere delle abitudini cristallizzate che però non sono produttive, comunque sono esaurite e che quindi ci danno questa rottura che ci dà la possibilità di riaprirci a nuovi orizzonti. Quindi la crisi è il preludio di un cambiamento. E il cambiamento è uno dei principi della guarigione, quindi questa volta deve essere una guarigione di tutti, perché essere sani tra i malati non c'è nessun gusto, guardate, così come essere ricchi tra i poveri, non c'è gusto, no? Non c'è E questa volta dobbiamo ragionare con il noi, non con l'io. Dobbiamo veramente Mi sa che siamo entrare giunti, in un io plurale. al termine della nostra chiacchierata, però vorrei Grazie. concludere. No, aspetta, un'ultima domanda, perché io so che hai scritto una ventina di libri nella tua Sì. carriera, non pochi. Non ti definisci scrittrice, però insomma, per Oh, essere sì, perché una non non sono una scrittrice, hai scritto romanziera. parecchio. Sì, sono più una manualista e una saggista, è già una parola grossa. Manualista, via, manualista. Sei molto modesto, come quello scrittore inglese che Ciao. disse: mi ci sono voluti 15 anni per capire che non avevo talento per scrivere, ma a quel punto ero così famoso che non potevo smettere. No, No. senti,
Una mestierante della penna, diciamo. Mestierante della penna. Poi c'è qualcosa. Un artigiano, ecco, un artigiano della penna. Ok, allora, artigiana della penna, ci puoi suggerire tra questi libri che hai scritto, puoi suggerire a chi ci ascolta quale libri leggere, qualcosa leggere sul rapporto proprio tra scienza e spiritualità? C'è qualcosa in particolare mirato su questo? Allora, mirato mio ancora non c'è, lo sto scrivendo adesso perché sto scrivendo la biografia di Fabrizio Tamburini, che è un italiano, giovane, dico giovane, insomma, relativamente giovane, non è ancora all'età del Nobel, ecco, però è un grandissimo fisico, astronomo e matematico, e ha appena scoperto il segreto dei numeri primi, che è uno dei più grandi segreti della matematica, cioè degli enigmi che hanno fatto impazzire generazioni di matematici. Vi do in anteprima la notizia perché è un'anteprima anche per me, e stiamo scrivendo questo libro insieme, cioè io sto scrivendolo per lui, che racconta sì questa scoperta, ma insieme alla scoperta di un uomo, di uno scienziato che scopre poi la sua parte umana. Quindi lì ci sarà, però ancora, questo uscirà per RCS, insomma siamo già a buon punto, però ancora è un'anticipazione, uscirà nei prossimi mesi. E invece di mio, io il libro che consiglio sempre è, aspetta che lo prendo in libreria, questo qua, L'amore che basta, che io ho scritto nel 2017, e nel 2017, non sapendo cosa sarebbe successo, questo libro ha anticipato questo momento, e lo ha anticipato con un linguaggio spirituale, ma raccontando, cioè è proprio un'intervista tra una giornalista, guarda caso, è un angelo dell'Apocalisse, un angelo di quelli che preparano, no? La fine dei tempi e l'inizio del nuovo tempo. Quindi ecco, forse questo libro è quello che mi sento, è anche il mio migliore, perché forse quello scritto un po' più col cuore rispetto agli altri. Però sì, L'amore che basta potrebbe essere, che poi già il titolo è beneaugurante, quello che l'amore che è sufficiente, diciamo, per cambiare, per modificarci, per far nascere la versione migliore di noi, la versione 2.0 di noi. Forse questo ve lo consiglierei. Quindi sull'amore che basta, e lo Sì, in facciamo realtà non è dopo. sull'amore il libro, però l'amore, essendo l'elemento di trasformazione, è quello, cioè è l'ingrediente che ti trasforma nella vita. Quando ami qualcosa, fosse una persona, o fosse un bambino che nasce, o fosse una nuova idea, no? Queste visioni, io ho detto, parlato adesso di Tamburini, lui vede le formule matematiche come Mozart vedeva gli spartiti già prima, no, di scriverli, cioè cogli la afferri solo se prima la vedi, proprio questi visionari, no? È così che funziona. L'amore è quel momento in cui tu vedi, in cui tu vedi tutto il potenziale delle cose, delle persone, e in quel momento, se tu riesci a starci veramente dentro, diventi onnipotente, cioè l'amore ti mette a livello di divino. Bene, quindi con E questo quindi parlo augurio, di quell'amore lì, insomma, di Agape. Ecco. con l'augurio di questo, che questo amore ci illumini tutti e che soprattutto ci porti come collettività a essere un po' più uniti, un po' meno separati e divisi, perché l'amore unisce, il diaballo è dell'opposto Separa. dell'amore. Esatto. Quindi Basta, vediamoci. basta, siamo troppo separati. Anche da noi stessi siamo separati. E quindi che questo amore ci riporti a un'unione dentro di noi e con tutti gli altri fuori di noi. Questo è l'augurio di questa serata. Io ti ringrazio per essere stata con noi, per aver gettato un po' di luce su questo rapporto fra scienza e spiritualità. Spero di Grazie a averti te. ospite in questa rubrica. Magari l'anno prossimo faremo un Scienza e Spiritualità numero 2, Sì, in 2.0. cui se volete vi racconto proprio i vari singoli esperienze, perché tanti adesso parlano di tutto quantistico adesso, tutto è quantistico, però non si capisce bene che cos'è. Io faccio un seminario di una mezza giornata proprio per spiegare come la fisica quantistica spiega i grandi misteri della spiritualità. E quindi sarebbe carino farlo proprio esperimento per esperimento, non per andare nello scientifico stretto, perché non è il mio ambito, però è proprio per tradurre quello che la scienza della fisica quantistica, la fisica delle particelle, la fisica anche della luce, delle particelle luminose, no? Che ci raccontano i mondi sottili, che neanche i fisici sanno, queste cose, nel senso che spesso io le racconto ai fisici, cioè è curioso perché loro ci danno le loro formule, ma per loro sono banali formule matematiche. Non sanno quali sono le implicazioni sul reale. Allora, a volte vengono ai seminari miei, loro,
mi ricordo per esempio Deborah Giarruso, che è una brava fisica, che mi disse: meno male che me l'avevi detto, non mi sono resa conto di quali erano le implicazioni. Ed è paradossale, perché io in realtà non ho le loro conoscenze. Beh, fai da ponte, fai da ponte. Bridges of light, Ponte bridge di luce. Of light nel mio caso, bridge over troubled water. Troubled water, sì, proprio il caso di dirlo. Bene, e a tutti voi che ci avete seguito, una buona notte e alla prossima. Ciao, ciao, grazie Riccardo, un bacio a tutti, ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao.